Dopo Campania, Sicilia e Basilicata, sono iniziati anche nel resto d'Italia oggi i saldi, con i cittadini a caccia delle occasioni migliori. Secondo Confcommercio, 6 italiani su 10 non mancheranno l'appuntamento con gli sconti, anche se, anche in questo caso, la crisi si farà sentire. Previsto infatti un calo dell'8% rispetto all'anno scorso. In diminuzione le principali tipologie di acquisti, calzature, accessori, pelletteria, biancheria intime per la casa. Dovrebbero invece reggere i capi di abbigliamento. Il 68,7% dei consumatori spenderà meno di 200 euro e il 96,9% delle imprese applicherà uno sconto medio sui prodotti venduti a saldo fino al 50%. Le famiglie propense ad acquistare a saldo saranno pari ad appena il 36-37%, ossia circa 8,9 milioni, secondo quanto rilevato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che trova ottimistiche le stime di Confcommercio sull'avvio dei saldi. Purtroppo, sottolineano Adusbef e Federconsumatori, saranno pochissime le famiglie pronte ad acquistare a saldo, a maggior ragione dopo la caduta del loro potere di acquisto del 13,2% dal 2008 e in vista della stangata di 1.490 euro nel 2013. Secondo le associazioni ci sarà una forte diminuzione della spesa per i saldi, pari al 18,8% rispetto allo scorso anno. La spesa media sostenuta sarà di 219 euro a famiglia, per una spesa complessiva di appena 1,95 miliardi di euro.